L'intervento precoce nei servizi educativi oggi più che mai è fondamentale. È fondamentale perché chi lavora con i piccolissimi deve sapere quali sono i rischi che questi bimbi corrono e quanto è importante che i primi 1.000 giorni di vita loro abbiano un contesto, abbiano delle persone che evitino tutto quello che poi potrebbe ritornare nell'età adolescenziale e ancor più nell'età adulta. Quindi gli interventi educativi oggi sono fondamentali per la crescita del bambino, perché arrivi veramente a raggiungere quello che è il benessere. Oggi non possono le persone che lavorano al nido, che lavorano nella scuola d'infanzia, non possono lavorare senza avere una piena consapevolezza di cosa ci dice la ricerca oggi per questi bimbi. Io dico sempre anche agli studenti nostri, non dovete fare l'educatore, ma dovete essere un educatore. Non si può pensare di applicare quello che si legge, ma bisogna viverlo. E l'educatore oggi più che mai ha un ruolo fondamentale perché funge proprio da trait d'union tra quello che è la scienza, quello che è il bimbo e quello che è la famiglia, quindi il territorio. E contesto educativo e famiglia devono collaborare per il bene comune che è questo piccolo che sta crescendo. Quindi c'è bisogno che l'educatore diventi anche una guida, che sperimenti prima su se stesso, se noi parliamo di emozione, deve capire che cos'è un'emozione e poi trasferirlo anche ai genitori. Lavorare bene nei primi giorni di vita, facendo capire quali sono le esperienze importanti che i bambini devono fare, quindi tutte le esposizioni a cui dobbiamo sottoporre i bimbi, ci fa capire in brevissimo tempo quanto importanti siano queste esperienze per la sua crescita. Ma la cosa che mi sento proprio di dire come cosa fondamentale è non fissiamoci al prodotto, che cosa sa fare il bambino, ma che tipo di processo ha intrapreso, come apprende, come sta diventando grande. Quindi quando si parla di sviluppo armonico, ma deve essere davvero una constatazione quotidiana che il bambino sta crescendo in modo armonico.